Buongiorno, allora oggi faccio le orecchiette fresche con gli asparagi. Molte persone mi dicono, mi scrivono: Madonna, ma voi mangiate sempre pasta, pasta, pasta? Sì, da buona meridionale italiana, a pranzo mangio la pasta. Mangio la pasta condita con un sugo, magari fatto con le verdure, oppure fatto a base di carne, oppure a base di pesce. E poi mangiamo la frutta. E poi la sera, invece, mangiamo il secondo piatto, quindi o carne o pesce, con un contorno e sempre frutta. Noi mangiamo così, ognuno in ogni famiglia si mangia come si vuole. Noi mangiamo così, un primo abbondante con la frutta a pranzo e un secondo con un contorno e la frutta a cena. Adesso vi faccio vedere come faccio il sugo con gli asparagi. Vi faccio vedere gli ingredienti che utilizzerò: la pancetta affumicata, pomodori, mezza cipolla. Gli asparagi che sono quelli congelati, la pasta questa è, la pasta come si chiama, le orecchiette fresche, poi il basilico profumatissimo e un poco di prezzemolo. Tutto qui, adesso vi faccio vedere come lo preparo. Allora, qui sta sfrigolando per bene, vedete? Adesso ho deciso di non utilizzare tutti gli asparagi che vi ho fatto vedere, ne utilizzo la metà. Adesso vado ad aggiungere gli asparagi, ho scelto le punte soprattutto e faccio andare avanti la cottura per 5 minuti, magari aggiungo un mescolino di acqua. Dopodiché vado a mettere i pomodorini che ho tagliato, il prezzemolo e il basilico. Ah, ovviamente sale e pepe. Questo è il sughetto con gli asparagi. Bruttarello perché è brutto, ma è profumato ed è buonissimo. Faccio finire la cottura direttamente nella padella dove c'è il sughetto con gli asparagi. Inoltre, aspettate un attimo, vado a mettere abbondante parmigiano. Ecco qua. E adesso impiatto. Buon appetito!